Buongiorno a tutti, bentornati sul canale con questo nuovo video. Oggi vi porto nella regione la Franche-Comté in Francia. Siamo a due passi dalla Svizzera. Sono già stato in questo luogo, ho già fatto dei video, ma volevo fare una camminata prima che arrivi la neve, perché poi qui diventerà una pista da sci di fondo. Allora, mi trovo nei pressi di Melagor, siamo a qualche chilometro dalla città di Morteau e siamo vicinissimi alla Svizzera. Una camminata fattibile per tutti. I cartelli indicano il giro d'anello per lo sci di fondo di 3,5 km Melagor con il ritorno a Gardò. Gardò sarebbe dove c'è la dogana di Le Gardò, che è proprio qui sopra, a pochi chilometri da dove sono io. E durante questa camminata sto facendo un test allo scaldacollo che avevo acquistato dal Decathlon. Infatti devo dire che è un buon prodotto, è un buon prodotto. Se lo alzo su mi arriva fino a qui addirittura, infatti volevo appunto provarlo in questa foresta perché qui la temperatura è già sotto zero. Sono arrivato nei pressi di Le Gardò e di là c'è la dogana che porta in Svizzera, nel cantone di Neuchâtel. Ho portato con me una radio PMR, adesso sto facendo la scansione dei canali, vediamo un pochettino se c'è qualcuno che trasmette su queste frequenze, in questa zona. Negativo, sto facendo la scansione, ma non c'è nessuno che trasmette sui PMR, quindi vuol dire che in questa zona non utilizzano le radio, quindi per la sicurezza in montagna, in teoria, se facciamo chiamata, qui non ci dovrebbe rispondere nessuno. Fortuna che qui il telefono prende, c'è la 4G, anche se l'ultima volta che ero stato a queste parti non c'era copertura telefonica, si vede che hanno messo qualche ripetitore. Buongiorno a tutti, qui è Stefano, sto facendo un'escursione in montagna, sono sulla frontiera Francia-Svizzera. C'è la copertura 4G, sono con la POC radio, c'è qualcuno che mi copia, cambio. Mi raccomando, se trovi qualche fungo, dillo, qualche porcino, magari è ancora bello grosso, imboscato da qualche parte. Ciao Luca, sto registrando un video. Ti sto chiamando col telefono perché di là non riesco a associare la cosa. Devo trovare il tuo canale, praticamente. Hai provato a cercarmi con quel nome lì, se mi vedi? Sono in montagna e ti cerco quando torno a casa. Sì, va bene, che non c'è problema, dai. No, solo perché infatti ho dovuto formattare tutto stamattina e così, perché sti salamini non venivano via, faceva dei casini, ora boh, così ho ripulito tutto, solo che ho dovuto rimettere un account nuovo, quelli vecchi me li trovo poi, pian piano, però mi sta facendo dei casini, sai che è proprio Zello che pianta i casini, mi mette degli account, gli account non me li vede, poi se lo faccio uno nuovo mi fa entrare, poi mi trova gli altri dopo un bel po', boh. Tutto un macello, dai, un po' alla volta ci arrivo. Almeno ho tolto via i salamini adesso. Volevo spiegare anche a voi questa storia dei salamini. È una cosa un po' scherzosa che ci siamo inventati io e Luca. Perché questa radio non è interfacciata benissimo con Zello, anche se è una radio Zello, perché funziona solo con Zello. Nel display in basso a destra, mi raccomando, ci sono delle icone, non schiacciatele perché c'è un'icona che vi fa apparire sul display questo simbolo che sembra un salamino, diciamo, l'abbiamo
soprannominato così in tema molto scherzoso, io Luca. Per togliere via questo salamino dallo schermo, poi bisogna andare a account già esistente, digitare ancora le nostre coordinate, account e password, eccetera, eccetera, per togliere questa, diciamo, quest'icona qui fastidiosa sul display. Guardate che spettacolo della natura. Volevo anche approfittare per ricordare magari alle persone che mi seguono, se qualcuno di voi volesse fare una collaborazione col mio canale, magari per organizzare delle camminate in montagna, potremmo organizzarci magari quando ci sono i periodi di festa. Solitamente durante i festivi io scendo in Italia dalla famiglia, oppure se qualcuno vuole venire su in Francia a esplorare questi luoghi che porto sul mio canale, ci si può organizzare. Vi do una mano magari per trovare una sistemazione dove dormire, per organizzare un bel trekking in compagnia, per farvi conoscere questi luoghi, che comunque sono dei luoghi un po' selvaggi ma hanno il loro fascino. Per chi non lo sapesse, dietro queste montagne c'è la Valle della Brevin, soprannominata anche la Siberia della Svizzera. Sono quasi arrivato alla macchina, quindi è giunto il momento di salutarci. Se il video vi è piaciuto, mi lasciate un bel like, un commento e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!